In questo video ciò che gli uomini amano a letto, i tre migliori consigli. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai notifiche di nuovi video, fai una donazione al canale, metti un like, condividi questo video con i tuoi amici, fare una donazione è facile, basta che vai sotto il video e clicchi sull'apposito tastino. E oppure ti puoi anche abbonare al canale. Abbonarsi al canale è facile, basta che vai nella home page, tastino abbonati, vicino a tastino iscriviti. Se non lo vedi con l'app del cellulare o con il computer, selezioni l'abbonamento che preferisci. E veniamo al tema, ciò che gli uomini amano a letto, i tre migliori consigli. Allora, intanto devi tenere presente un fatto fondamentale che di per sé il sesso non fa innamorare gli uomini. Quindi tienilo presente, non è che se migliori le tue prestazioni da un punto di vista fisico, sessuale, fai innamorare un uomo, questo non c'entra assolutamente nulla. Gli uomini si innamorano non tanto facendo l'amore quanto desiderando di fare l'amore. È ovvio che cos'è il desiderio, qui viene una cosa fondamentale, è l'aspettativa di qualcosa di piacevole, per cui se tu vai a letto con un uomo e non gli dai nessun piacere, diciamo che non aspetterà, non avrà desiderio di aspettarti la prossima volta, quindi questo è un concetto importante. È importante per una donna dare piacere intenso a un uomo, ma non farlo esagerare, cioè farsi poi desiderare, quindi ti faccio assaggiare, come dire, se tu, vediamolo con il cibo, se tu vai a mangiare un cibo che ti piace molto, lo assaggi, che ne so, ti piace tantissimo un dolce particolare, un cibo particolare, la matriciana, che ne so, qualunque cosa essa sia, se tu una volta che tu lo assaggi, se poi questo cibo qua non è più disponibile per vari motivi, proverai e ti è piaciuto molto, proverai desiderio e quindi penserai a questo cibo, non vedrai l'ora di poterlo rimangiare, diventerà un qualcosa. È ovvio che se sei andato a mangiare un cibo che ti ha fatto schifo, non proverai desiderio, ma quindi lascia perdere, no? Ma se il cibo che mangi ti piace molto, quindi potresti provare il desiderio, ma poi ti viene offerto in tutte le salse e tutti i giorni ti danno sto stesso cibo, oggi ti piacerà un po', domani un po' di meno e poi piano piano più vai avanti, più diventi saturo, fin tanto che alla fine non potrai più di mangiare sto cibo. Ciò che ti unisce ti dividerà, perché lo stesso elemento, ma pensa all'acqua, no? Se uno è molto assetato, gli dai un bicchiere d'acqua e se la gode, gli dai il secondo e è contento, il terzo, il quarto, il quinto, va bene, poi dopo, però, quando la sete gli è passata, se lo costringe a bere il quindicesimo bicchiere d'acqua, alla fine non ne può più, gli viene a nausea pure l'acqua. E questo vale un po' per tutto. Quindi è importante, diciamo, dare piacere e fare le cose, ma poi è anche importante non mettersi disponibile. In questo modo lui ti desidererà e in questo modo inizierà a fare delle cose per te, in questo modo inizierà a mettere energie su di te e tutto questo è estremamente positivo perché tenderà a farlo coinvolgere, tenderà a far sì che si innamori di te, a far sì che si coinvolga con te, a far sì che ti troverà interessante e diciamoci la verità, si innamorerà di te. È ovvio, quali sono quindi però le cose che piacciono poi a letto a un uomo? Allora, la prima cosa in assoluto è una donna che sa soddisfare le fantasie, quindi, cioè, questo è un punto molto chiaro, andare a stimolare a letto sessualmente non è fine a se stesso, è per poi farsi desiderare, fargli venire, come dire, il desiderio di rivederti e mettere degli ostacoli al raggiungimento di questo desiderio, in modo tale che lui farà delle azioni
per ottenere questa cosa e facendo le azioni si coinvolgerà, facendo le azioni si innamorerà. E allora vediamo che la prima cosa fondamentale è proprio quella di stimolare, stuzzicare le fantasie di un uomo. Questo è qualcosa che avviene già fuori dal letto e poi deve avvenire anche dentro il letto. Quali sono le fantasie? Beh, lì devi capirlo da dove dare il segnale di gradimento. Possono essere tutti feticismi di qualunque natura, dall'abbigliamento, da una cosa, dall'altra. Ognuno ha le sue, insomma, dalle fantasie. Ecco, quindi imparare a riconoscere. E ogni uomo ha delle fantasie sessuali, possono essere più o meno le stesse, possono essere più o meno diverse, l'abilità della vera seduttrice è scoprirlo. E butti lì su una piuttosto che un'altra e vedi dove lui ti dà segnali di gradimento, tipo mordicchiarsi le labbra, umettarsi le labbra, protendersi in avanti, accarezzarsi. Ovvio che devi farlo in modo indiretto. Ah, sai che ne so, ho letto su una rivista che molti uomini sono attratti da, e dici qualche cosa e noti il tipo di risposta. Se invece la risposta è negativa, vai indietro, si tocca il naso, raschia, vuol dire che quella è quella sbagliata, non gli interessa. Quindi agendo in questo modo devi riuscire a capire qual è la cosa che lo stuzzica di più. E poi ovviamente un'altra cosa è, e questo qua può cambiare, il livello di intensità, diciamo, di attività o di passività con la quale devi interagire. Quindi in principio, diciamo, anche sul cicciobello, diciamo, non è che devi agire brutalmente, perché il piacere per un uomo non è, sì, è sicuramente nel venire, diciamo così. Ma se tu fai da aspirapolvere, che, faccio un esempio, che fai finire, diciamo, in 4 secondi, gli fai mancare tutto il piacere, diciamo, di quella tensione che non è il culmine, il clou, ma è comunque piacevole. E anche poi il, diciamo, quindi... il sapere trattare l'argomento, qua con più carezze coccole, un buono più duro, più diciamo, conviene iniziare. Normalmente la delicatezza appaga sempre, lo sfiorare, il giocare, eccetera, eccetera, è sempre appagante. E comunque è da lì che devi partire. Poi gradualmente cerchi di capire, diciamo, variando un po' che cosa piace di più, insomma. E un'altra cosa che piace moltissimo agli uomini, questo è il far capire che una donna prova piacere. Anche qua non deve essere un piacere esagerato, ma è un ingrediente che comunque va messo in campo e che sia spontanea, perché altrimenti se vede la mancanza di spontaneità pensa che tu stai recitando, che sei un'attrice, diciamo. Sono come quelle che non camminano mai sui tacchi, se li mettono una volta al mese quando devono uscire con quello e camminano come se fossero... come dire, si vede dei pesci fuor d'acqua, no? Quindi anche l'essere, la spontaneità, la dolcezza, l'essere un po' materna, accondiscendente, normalmente è quella cosa che appaga di più. Poi c'è quello che ama invece esattamente il contrario, e quindi bisogna partire sempre dalla cosa che male non fa, diciamo, e poi eventualmente calibrarsi. Ecco, questi sono i tre migliori consigli che ti posso dare da questo punto di vista. Metti un like, condividi questo video con i tuoi amici. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e ovviamente su tutti i canali YouTube. E se vuoi puoi fare una donazione al canale, basta che vai sul video, è facile, e clicchi lì sul tastino apposito
E puoi anche abbonarti al canale andando nella home page, tastina abbonati, vicino a tastina iscriviti, selezioni l'abbonamento che preferisci, se non lo vedi con l'app del cellulare, diciamo vai con il computer. E per questo video è tutto, ti do appuntamento.